Dopo la sentenza di confisca dell'atleta di Lisippo da parte del Tribunale di Pesaro, successivamente annullata dalla Cassazione per vizi procedurali, si avvicina una nuova sentenza che lo stesso Tribunale dovrebbe pronunciare verso metà dicembre per il recupero della preziosa opera d'arte rinvenuta in mare dai pescatori di Fano ed in possesso del Paul Getty Museum di Malibu, in California. L'assessore al turismo e cultura delle Marche Moreno Pieroni ha incontrato il sindaco di Fano Massimo Seri, i rappresentanti dell'associazione Le 100 Città e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per fare il punto sulla vicenda. Per la regione Marche e per il comune di Fano, ha detto Pieroni, la restituzione della statua del Lisippo allo Stato italiano è un obiettivo da perseguire con grande determinazione, trattandosi di un'opera di grande valore storico e artistico, finita negli Stati Uniti nelle circostanze oggi oggetto di controversia. La regione segue da sempre con attenzione il tormentato sviluppo delle vicende giudiziarie in corso, con il pieno sostegno delle amministrazioni pubbliche interessate a vario titolo al rientro in Italia di questo prezioso reperto bronzeo. Seri ha ringraziato Le 100 Città per l'impegno profuso nel sostenere la causa e tutta la magistratura per il puntuale lavoro fin qui svolto. Sono certo, ha detto il sindaco di Fano, del risultato positivo e siamo pronti ad accogliere l'atleta vittorioso nel miglior modo possibile.